Nuovo appuntamento con la lingua italiana, nuovo appuntamento con parole, parole, parole. Il nostro approfondimento quotidiano nel corso del quale ogni giorno per l'appunto approfondiamo un vocabolo differente della nostra lingua, ovviamente ascoltando anche i vostri suggerimenti e ovviamente le vostre curiosità. La parola che abbiamo scelto per oggi è coerenza. Coerenza è un sostantivo femminile singolare che deriva proprio dal latino coerentia e indica lo stretto legame logico tra gli elementi del pensiero e ovviamente gli elementi dell'azione. Tra i sinonimi possiamo indicare compattezza, saldezza, unione, connessione, coesione. Tra i contrari, invece, possiamo citare friabilità, disunione, sconnessione e ovviamente incoerenza. Le frasi che abbiamo scelto per oggi, delle frasi emblematiche che contengono la parola che oggi abbiamo scelto di approfondire, quindi coerenza, appartengono a Gandhi e a Oscar Wilde. La prima è una citazione di Gandhi e recita così: "La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia." Ecco, lui vuole sottolineare l'importanza della coerenza. Se noi siamo coerenti con noi stessi, con ciò che pensiamo e ovviamente con ciò che facciamo e con gli altri, sicuramente saremo felici, non avremo nessun pensiero, nessuna cosa che ci preoccupa. E invece Oscar Wilde diceva: "Noi non siamo mai più fedeli a noi stessi quando diventiamo incoerenti." Ovviamente il significato è simile: se noi diventiamo incoerenti già con noi stessi, sicuramente non lo saremo con gli altri e quindi non saremo a posto con la nostra coscienza, non saremo felici. È questo il significato di questa frase. Essere coerenti è importante, essere coerenti con gli altri è ancora più importante, ma soprattutto bisogna esserlo con noi stessi, perché se non riusciamo ad esserlo con noi stessi, difficilmente riusciremo ad esserlo con gli altri. Ecco, la coerenza è uno dei valori fondamentali, soprattutto all'interno di una comunità, in mezzo alle altre persone, nei confronti degli altri. E questa ovviamente è l'importanza della coerenza ed è proprio la parola che abbiamo scelto di oggi, abbiamo scelto di approfondire oggi proprio per questo motivo, perché è uno dei valori fondanti all'interno di un gruppo, di una comunità di persone. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito e ovviamente vi ricordo come di consueto le nostre pagine social Facebook e Instagram di Sicilia24 e di Spazio Notizia. Scriveteci lì i vocaboli di cui siete più curiosi e ovviamente li approfondiremo insieme nel corso della puntata. Grazie ancora una volta per averci seguito. Parole, parole, parole. Torna domani.